Buongiorno, siamo in diretta, controllo che ci sia tutto a posto, per favore ditemi se si sente bene il microfono, che siamo in libreria a Cambiago, in quadro. Ciao a tutti amici lettori, è da un po' che adesso le nostre recensioni in pillole le portiamo in diretta, non più con un video costruito, e proviamo, facciamo questa sperimentazione. Ci piaceva molto la possibilità di far partecipare anche voi. E quindi cercherò il possibile di seguire anche i vostri commenti, e proviamo a ogni lunedì pomeriggio ci incontriamo alternativamente. Facciamo un video, prepariamo un video sui libri antichi di cui la nostra libreria si specializza e poi facciamo una diretta per fare quattro chiacchiere sui libri. Oggi parliamo di un romanzo che io ho amato moltissimo e oltre ad essere una bellissima, intensa storia di amore, odio e passione, Il grande mare dei Sargassi di Jean Rhys, è anche un libro che ci dà il pretesto di fare tante interessanti riflessioni di letteratura comparata. Per farvi intendere, io lo portai alla mia tesi di laurea in lettere ormai 12 anni fa e si presta tantissimo a una riflessione completa. E anzi, se poi vi può interessare questa piccola recensione che faccio, che cercherò di portare con macro tematiche per non perderci, soprattutto io per non perdermi, se poi vi può interessare come spunto, anche se siete studenti, per un approfondimento di tesi di laurea, così per approfondire, scrivetemi pure nei commenti o in privato che vi mando tutta la bibliografia già pronta. È un testo molto interessante perché Jean Rhys è una scrittrice giamaicana che nel 1966 sente il bisogno di riscrivere la storia di un personaggio già esistente, diciamo, già esistente in letteratura, quel personaggio di Jane Eyre di Charlotte Bronte, che dà un po' la tinta gotica a questo romanzo inglese, Bertha Mason. La pazza rinchiusa in soffitta, la moglie di Mr. Rochester che suo marito rinchiude perché folle, perché pazza. E quindi Jean Rhys si è sentita di prendere questo personaggio dalla soffitta, dall'attic, e di costruirgli una storia attorno, di darle una storia. Si è sentita di farlo per una questione di giustizia in qualche modo, perché si è sentita innanzitutto affine con questo personaggio, soprattutto per l'appartenenza, perché entrambe sono giamaicane, e quindi sente che questo personaggio, il personaggio di Bertha Mason da Charlotte Bronte, non è stato descritto in tutti i modi possibili in cui poteva essere raccontato. Cioè, Jean Rhys usa questo pretesto narrativo per raccontare la logica eurocentrica, quella logica imperialista che in molta letteratura, soprattutto inglese dell'Ottocento, vedeva un certo tipo di persone descritte in un certo modo. E allora, per una questione di giustizia, perché si sente che Bertha Mason ha il diritto di raccontare la sua versione, la sua storia, allora Jean Rhys prende questo personaggio e gli dà un'infanzia, una giovinezza, quindi la trasporta in questo mondo di fiori profumati, di ambienti coloratissimi. La Giamaica, in cui il lettore si sente subito inebriato dalle prime righe. E ci racconta un'altra versione, il punto di vista che Charlotte Bronte non ha considerato. Prima di addentrarci nella questione postcoloniale, che è molto interessante, innanzitutto vi consiglierei, se non l'avete già fatto, di leggere prima Jane Eyre, anche se questo è un po' un prequel, quindi cronologicamente i fatti sarebbero avvenuti prima. Ovviamente questo non è Charlotte Bronte, non fa parte della sua storia, è giusto leggere prima quello che è stato scritto.
cronologicamente, poi anche perché in qualche modo è bello mantenere questo alore di mistero dietro il personaggio di Berta Mason, che credo abbia affascinato tutti i lettori che poi hanno letto Jane Eyre, quindi vi consiglio innanzitutto di fare questo. Di cosa parla? Questo romanzo parla sostanzialmente del matrimonio tra Mr. Rochester e Berta Mason. Parla di un matrimonio fallito, parla di amore, di passione molto forte, di odio, di incomprensione e parla significativamente di destini già segnati. Spesso la protagonista ha dei sogni che presagiscono già quello che deve accadere. Questo è un aspetto che mi è piaciuto molto in questo racconto, cioè in qualche modo il personaggio di Berta Mason, sì, si prende lo spazio del racconto per raccontare la sua versione, ma comunque una versione già stata scritta, è quella di Charlotte Bronte. E quindi questo personaggio, per dirla come Umberto Eco, cammina nei boschi narrativi, ma in un sentiero già tracciato. La sua fine è inevitabile. Lo sa, in qualche modo, questo personaggio lo sa che deve ritornare in Inghilterra, deve tornare a Thornfield e lì trovare la morte. Questo è il suo destino. E il fatto che attraverso i sogni, attraverso dei presentimenti, questa donna, questo personaggio così affascinante, Antoinette, presagisce, io l'ho trovato molto, molto, molto interessante. Già, non vi ho detto poi i temi, scusate, io sono partita, quindi una scrittura come questioni di giustizia, giusto per seguirci perché è molto, molto interessante. Questo che è un prequel che parla di questi destini già segnati, e poi un punto fondamentale è la spersonalizzazione. Il protagonista si chiama Antoinette, ma Mr. Rochester la chiama Berta, e poi Berta è questo nome con cui la conosciamo nel romanzo di Jane Eyre. E Jean Rhys utilizza questo pretesto narrativo per denunciare quello che in tanta parte della letteratura colonialista accadeva, cioè che un personaggio dava un nome diverso oppure si appropriava indebitamente di quella persona, si faceva padrone di quella persona. Pensiamo a un esempio tra tanti, più significativo, Robinson Crusoe, che arriva nell'isola, incontra questo selvaggio che decide di chiamare Venerdì perché l'ha incontrato quel giorno, quindi non si chiede neanche quale sia il suo vero nome, per lui è Venerdì e gli insegna a chiamarlo padrone. Ecco, questa logica è in tantissima letteratura dell'Ottocento, ovviamente bisogna contestualizzare, così Charlotte Bronte è figlia del suo tempo, ovviamente non c'è niente di, non si accusa nessuno di fatto. Ma Jean Rhys ci dà l'opportunità di osservare la storia da un altro punto di vista, è questo il punto di forza di questo racconto, il punto di vista del subalterno, di chi invece non era all'interno di questa logica eurocentrica e che quindi ha una sua storia da raccontare. Tra l'altro, il Grande Mare dei Sargassi si inserisce a questo proposito in quel filone definito letteratura postcoloniale, di cui fanno parte anche tanti altri scrittori che allo stesso modo hanno sentito questa urgenza di scrivere la loro versione. Gli studiosi l'hanno chiamata sindrome da Sherazade, quindi questa necessità di raccontare anche l'altro punto di vista attraverso i propri racconti, per esempio Salman Rushdie o Marquez, per citarne solo alcuni. Scusate, io intanto guardo i miei appunti. Ecco, molto interessante in questo piccolo racconto è il tema della emarginazione. Jean Rhys
racconta un'Antoinette, chiamiamola col suo vero nome, come una donna emarginata, una donna che non è amata neanche dalla propria madre, una donna che ha dovuto subire l'odio, il razzismo, l'esclusione. Perché? Perché Antoinette è creola, ma non ha la pelle scura, quindi non riusciva ad inserirsi né nella comunità nera, perché appunto bianca, né nella comunità dei bianchi, perché creola. E quindi, come il mare dei Sargassi, da qui il titolo di questo bellissimo racconto, Antoinette si trova in mezzo. Il grande mare dei Sargassi è una porzione dell'Oceano Atlantico che si trova proprio tra Occidente e Oriente. E così Antoinette si trova in mezzo, non riesce ad appartenere davvero a niente, a nessuno. E allora fa molta tenerezza, perché questo suo isolamento la porta a diventare in qualche modo anche ossessionata dall'essere accolta, dall'essere amata, e spera in questo matrimonio con Mr. Rochester di trovare finalmente qualcuno che la ami per quello che è. Ma le cose non vanno così. Mr. Rochester non riesce ad amare Antoinette, e questo è un altro punto interessante, che ovviamente è il punto di vista Jean Rhys, solo per appunto darne un altro. Rappresenta come ruolo in questo racconto Mr. Rochester quella parte appunto di imperialismo europeo che non riesce ad entrare in empatia, non riesce ad amare l'altro, che odia proprio perché non comprende. E il ruolo di Antoinette e di Berta, quindi all'interno di Jane Eyre, in qualche modo ha un suo ruolo preciso, cioè va a dimostrare, va a confermare la logica eurocentrica, perché descrivendo questo personaggio, Berta Mason in Jane Eyre, come... Se lo ricordate, Berta Mason è descritta come un essere ferino, un essere folle. Addirittura lei non parla mai, grugnisce, urla, piange, si dispera. Ecco, questa brutalità va in qualche modo, come sottolinea la studiosa Spivak, che ha scritto un interessante saggio su questo, va in questo tema, va in qualche modo a confermare la logica eurocentrica. Quindi io colonialista sono giustificato a andare a conquistare quella terra e a civilizzarla, perché al di là c'è il selvaggio. E quindi descrivendo Berta Mason come una selvaggia, in qualche modo Charlotte Bronte conferma questa logica imperialista. Così come conferma la logica vittoriana, che voleva comunque un happy ending con matrimonio e figli. E quindi Berta Mason era il principale ostacolo di questa realizzazione. Ci sono ovviamente degli studi molto interessanti. Ripeto, Charlotte Bronte è figlia del suo tempo. È ovvio che... Come dire, sono sicura che non voleva veramente descrivere questa Berta Mason selvaggia per la sua logica eurocentrica, no. Ma questo libro e questi studi che poi altri autori hanno fatto, tra cui la Spivak, per esempio, ci danno un altro punto di vista, un modo di guardare la letteratura e questo racconto in particolare anche come scrittura politica. Perché tante volte è anche questo, oltre che un bellissimo romanzo da leggere, quindi si può leggere in più livelli, sia come bellissimo romanzo intenso, passionale, coinvolgente, ma anche come un modo di vedere, come dire, in qualche modo di mascherare dei meccanismi che stavano dietro a una logica eurocentrica a cui siamo forse anche troppo ormai abituati e non ce ne accorgiamo più. Per questo per me è stato folgorante, quindi ho pensato di inserirlo nella mia tesi di laurea. Oltre a tutto questo, che spero di aver raccontato bene, perché le cose sono così tante che poi mi perdo via, un altro aspetto interessante è proprio l'intertestualità. E qui allora tutti gli studi di Jean Genet, di Umberto Eco. Umberto Eco, il lector in fabula, scrive: "I mondi finzionali sono per loro natura incompleti. Se
sono mondi intessuti di non detto. Secondo Umberto Eco, il romanzo è un meccanismo pigro, è il destinatario, quello che sta leggendo, a dargli un senso. Ecco, questo è proprio quello che ha fatto letteralmente Jean Rhys, che ha preso una storia già presa, già conclusa, e l'ha ampliata. Quindi anche la forza anche dell'opera d'arte, no? In cui che può potenzialmente creare n mondi a partire da uno. E quindi raccontando questo prequel, immaginando questo prequel, questa opera d'arte ha stimolato non solo una bellissima opera di invenzione, ma anche ha stimolato un atto di scrittura politica. E l'ultimo punto a proposito di atto di scrittura politica, molto molto interessante, è la, in qualche modo, letteratura femminista all'interno di tutto questo discorso, perché queste due grandi scrittrici, Jean Rhys e Charlotte Brontë, sono due donne che quindi sono nella condizione di subalternità rispetto alla ma massa, ai tempi soprattutto. Jean Rhys un po' meno perché ha scritto negli anni 60 del Novecento, ma ancora. E quindi sono accomunate proprio dalla riscrittura femminile, cioè così come il subalterno sente l'esigenza di raccontare anche la sua storia, il punto di vista della propria patria, della propria etnia, della propria cultura, così anche la donna, che per secoli non ha potuto raccontarsi, può appunto raccontare il suo punto di vista. E Jean Rhys e Charlotte Brontë sono significativamente legate perché i personaggi che raccontano si assomigliano moltissimo. Antoinette, alias Berta Mason, si assomiglia a Jane Eyre, entrambe hanno un vissuto di emarginazione e di sofferenza forte. Se ricordate, Jane Eyre la incontriamo per la prima volta dietro le tende a leggere per nascondersi dai perfidi cugini, e così Antoinette la incontriamo in un contesto familiare che non la vede amata. Quindi entrambe partono, iniziano da questa situazione di emarginalità, di esclusione, di sofferenza, ed entrambe però prendono in mano la loro vita e raccontano la loro storia, raccontano la loro versione. Questo atto di affermazione è stato tanto raccontato in vari saggi, e questo spunto della Madwoman in the Attic significativamente parla anche molto di letteratura femminile. Questa donna rinchiusa in soffitta va anche a ricordare quante volte per secoli la donna viene rinchiusa, nascosta o marchiata come strega, semplicemente perché magari esprime una passionalità fuori dal normale del tempo o un'esuberanza piuttosto che una particolare capacità che spaventava la logica patriarcale del tempo. E quindi Madwoman in the Attic non è solo Berta Mason, ma è tutte le donne che nel corso della storia sono state rinchiuse in soffitta. E quindi credo che Jean Rhys, scrivendo questo bellissimo racconto, oltre a dare giustizia a Berta Mason, ha anche dato giustizia a tantissime donne. Quindi è un racconto che vi straconsiglio, bellissimo. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo avete letto, se vi è piaciuto. Io spero vi sia piaciuta questa piccola recensione in pillole. Vi do appuntamento al prossimo incontro, se vi fa piacere. Quindi tutti i lunedì pomeriggio, circa quest'ora, ci incontriamo per parlare di libri. Grazie di averci seguito e alla prossima diretta. Buone letture!